Siamo ormai all'inizio di un anno, il 2014, che per quanto riguarda i temi delle fiere avrà tante novità. Abbiamo sentito di fiere non direttamente non organizzate, ma alle quali partecipano molte imprese italiane, che hanno cambiamenti importanti, soprattutto sulle date, come sempre. GDS è uno di questi esempi, ma anche sul loro format, perché la stessa GDS si rilancia in un nuovo format più legato al brand management, alla comunicazione, quindi anche qui c'è molta attesa. Oppure Bread and Butter, che apre l'ultimo giorno al pubblico, anche questa è una nuova contaminazione, una nuova forma per cercare nuove strade per rendere più stimolanti e eccitanti manifestazioni che magari hanno alle spalle tanta tradizione, che però hanno anche richieste di cambiamento. Questo è un po' quello che capita anche verso il MICAM. I giornalisti spesso ci chiedono cosa c'è di nuovo, qual è la novità. Noi speriamo sempre che la novità sia che le trattative continuino, perché ovviamente le imprese sono interessate alla comunicazione, sono interessate al marketing, sono interessate a entrare in contatto con tutte le componenti di questo mondo, però poi alla fine sono interessatissime a vendere. Quindi abbiamo nel 2014 qualche sfida, qualche incognita, non solamente nel panorama fieristico di Assocalzato Orifici, ma anche in tutte queste manifestazioni e poi nelle settimane della moda, continuano a inseguirsi per il mondo, tra Milano, New York, una Berlino che cresce sempre di più. Quello che però proviene un po' da tutti gli addetti ai lavori è una richiesta di anticipo, è una maggiore frammentazione negli ordini, e quindi non esiste forse più il momento classico della fiera dove si vanno a concentrare la maggior parte degli ordini, c'è uno spezzettamento, c'è un adattamento, è tutto molto più liquido, come è la società, come è il mercato. E quindi anche le fiere cercano di seguire e inseguire i cambiamenti del mercato. Ci sono filosofie diverse, c'è chi va incontro a nuove forme, nuove modalità, nuove modo di comunicare, di entrare in contatto e di specializzarsi, perché questo è un altro elemento molto forte. Vediamo tante fiere da Pitti, altre realtà che vanno a rincorrere un pezzetto di mercato. E ci sono invece manifestazioni come quella del The MICAM, che vuole essere in fondo invece una one stop shop, cioè tutti quanti vengono per tutti i settori sotto un unico tetto, che è quello della Fiera di Milano. Nessuno ha la formula precisa in questo momento, questo è chiaramente un momento di grande cambiamento e anche per le imprese è molto difficile capire e intercettare le mutazioni della distribuzione, non solamente in Italia e in Europa, ma soprattutto all'estero. Abbiamo visto in quest'ultimo anno, nel 2013, uno spostamento molto veloce delle imprese, dell'attenzione delle imprese dalla Unione Europea ai paesi extra UE, ma soprattutto diciamo che il 2013 è stato veramente l'anno dell'est. Est inteso in una concezione ampia, sicuramente di Russia, di Kazakistan, di Ucraina, ma soprattutto anche dell'est asiatico, e quindi Corea del Sud, una rinascita del Giappone che era rimasto per qualche tempo un po' fermo, e poi la Cina, che è stata veramente la grande sorpresa, la grande sfida già nel 2013 e crediamo che lo sarà per i prossimi 20 anni. Quindi solo le imprese che sanno intercettare questa domanda, che sanno muoversi su questi mercati molto lontani da noi, non solo fisicamente ma anche sotto il profilo della evoluzione del mercato. La classica sfida è come essere competitivi per le piccole e medie imprese in un mondo dove non esiste il multimarca, questo è il classico esempio della Cina ma anche in altri posti, e quindi come una fiera poi può essere veicolo per il mercato, perché è evidente che non è la fiera a costruire e influenzare un mercato, ma è il mercato dove quella fiera è piazzata a influire sulla struttura della fiera. E quindi nel 2014 sarà un anno importante, un anno che ci porrà anche come Milano e come MICAM al centro di tanti cambiamenti, non tanto per l'edizione di marzo, che è un'edizione in divenire, quanto per quella del 31 agosto, che qualunque italiano ancora fa un po' accaponare la pelle. Noi siamo molto grati, abbiamo da poco firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro come Assocalzato Orifici insieme alla controparte sindacale, che ha capito c'era bisogno di cambiare qualche cosa. Siamo l'unico settore in Italia che prevede le due settimane, solo due settimane consecutive di ferie ad agosto, e le altre sono da piazzare ovviamente in un altro periodo, perché bisognerà cambiare qualcosa nel processo delle collezioni, dell'acquisizione dei vari elementi che portano poi a esporre la collezione e così via. Quindi un'Italia che sta cambiando perché è il mercato che sta cambiando, e d'altronde se l'84% di quello che produciamo nel nostro paese va all'estero,
dobbiamo in qualche modo trovare la maniera di entrare in sintonia con gli altri mondi, e il blocco totale di agosto è un fenomeno tipicamente italiano e che comunque nel tempo si è già un po' diluito rispetto allo storico. Quindi direi grande sorpresa, poi in attesa di un 2015 che porterà invece a Milano l'Expo e tutte le conseguenze positive, ma anche un po' di sfide, di complicanza che sono legate a questa manifestazione. Però godiamoci un 2014 che sarà un anno di grandi cambiamenti, un anno di sperimentazioni e un anno anche di incertezze. D'altronde credo che ormai forse l'unica certezza che le imprese hanno oggi è proprio quella di avere un divenire costante che in qualche modo rinnega e respinge le vecchie regole per inventarne di nuove. Altra area di sviluppo interessante, pensiamo nel 2014, sarà quella di una più forte collaborazione non solo tra le associazioni, ma soprattutto tra i settori abbigliamento e il settore accessori, e all'interno del settore accessori maggiore collaborazione. Nel senso che già al nostro convegno nazionale, come associazione d'uffici, abbiamo lanciato questa opportunità, d'altronde stimolata anche dallo SMI, i nostri cugini dell'abbigliamento, per lavorare meglio e insieme all'estero. Già lavoriamo su manifestazioni come quella di Tokyo, tra poco ce ne sarà una in Corea, dove anche l'intero mondo dell'accessorio viene chiamato a lavorare insieme, quindi anche occhialeria, gioielleria, pelletteria, calzatura, abbigliamento. E comunque, essendoci meno risorse pubbliche e anche meno risorse delle imprese, è immaginabile che questo per le fiere di minore dimensione, i workshop, penso a manifestazioni che coinvolgono dalle 50 alle 100 imprese, quella di aggregare la filiera ma anche l'insieme dei prodotti moda persona possa essere uno dei trend che caratterizzeranno il 2014. C'è molta pressione da parte del governo italiano, dell'ITA, l'ex ICE, a lavorare in sintonia, anche perché le risorse sono meno. Quindi provare a fare delle manifestazioni che attraggano un maggior numero di buyer e di distributori, magari per più settori. È vero che anche in molti paesi la suddivisione non è più così netta e così chiara, quindi è anche corretto cominciarsi a domandare fino a che senso ha realizzare una manifestazione solo di borse, solo di scarpe, solo di abbigliamento, ma tutto diventa anche qui molto più in divenire, molto in cambiamento, e quindi credo che la grande sfida sarà ripensare all'interno dei confini di ciascuna organizzazione, perché poi comunque rimaniamo il mondo delle mille associazioni, l'Italia è famosa per questo, ma è anche un po' la forza perché si è specializzata nel tempo, ha sviluppato degli strumenti nel tempo che ha aiutato ogni singolo settore, come queste organizzazioni nell'interesse delle imprese che rappresentano sapranno collaborare insieme. Quindi le prossime sfide che ci aspettiamo sono Kazakistan sicuramente, Russia, sulla quale già da tempo lavoriamo col settore pellettiere, con il settore dell'abbigliamento in pelle, ma ci saranno sicuramente altre opportunità per riuscire a lavorare insieme, perché in fondo il tempo è forse l'unica variabile, o la mancanza di tempo è l'unica variabile comune a tutti i settori, e quindi è necessario fare delle iniziative che permettano ai buyer in poco tempo di avere la maggiore scelta possibile. MICAM nel mondo è un progetto non a breve, nel senso che MICAM o The MICAM resta fondamentalmente legato a Milano. Milano è sempre il kick-off della stagione, Milano è il momento in cui tutto ha inizio ed è sicuramente il centro di tutto. Shanghai è stata la prima realizzazione di una manifestazione non solamente con il logo The MICAM, ma con la mentalità The MICAM all'estero, una manifestazione che, come tutti i mercati nuovi e difficili, sta cambiando pelle, stiamo cercando insieme alle imprese di capire come meglio realizzarla, però nel 2014 abbiamo già programmato la terza e la quarta manifestazione, e poi successivamente gli Stati Uniti sono al centro della valutazione, in fondo sono per il calzaturiere il terzo mercato dopo Francia e Germania. Ovviamente è un mercato molto difficile, molto complicato, non è fatto per tutte le imprese, ma il governo italiano si è impegnato a un progetto di 2 anni di formazione, di informazione, di sostegno alle aziende, che si muoverà parallelamente rispetto all'accordo di libero scambio che l'Unione Europea sta negoziando con gli Stati Uniti. La speranza è che tra 2 anni, sembra un miliardo di anni per alcune imprese che lavorano ogni 6 mesi con nuove collezioni, ma tra 2 anni, al massimo 3, ci possa essere questo accordo che abbasserà i dazi doganali dall'Europa verso gli Stati Uniti, il che vorrà dire un 20% di costi in meno per quanto riguarda le imprese europee che esportano in America, e quindi dobbiamo essere pronti quando questa opportunità si affaccerà. Stiamo pensando come MICAM, e insieme magari anche a colleghi di altri settori,
di portare una nostra manifestazione, perché ne esistono altre, ma sono tutte ovviamente manifestazioni americane che vanno a privilegiare alla fine un prodotto americano. Noi pensiamo che invece una fiera a trazione italiana ed europea, probabilmente a New York, probabilmente per il 2015, possa essere una sfida complicata, ma sicuramente necessaria in un mercato che è competitivo, che è difficilissimo, ma che è anche il più grande del mondo al di fuori dell'Europa per il settore calzaturiero.